Buongiorno! Buongiorno! Con tanto di bimbi al seguito stiamo andando al Carrefour a fare un po' di spesa e a prendere già le cosine, oh, capelli, le cosine per Capodanno. Tanta roba. Sì, avremo appunto degli amici a cena e quindi faremo... Non ve lo dico! A cena o per cena? Per cena! A cena è uguale. Faremo un pelino di pasta. No, non ve lo diciamo perché tanto. No, non hai capito la citazione. No, non lo conosco quel film. Amore, il Re Leone, il cartone. Un filino di pasta. Un pelino. Ah, un filino. Un filino di pasta, avevo capito. Vabbè, lasciamo perdere. Faremo un pranzo da re. Un pranzo da re, già me lo ricordavo, vedi? E il felino. Troppo il Re Leone. Lo so. Siamo tutti e due fan del Re Leone, ma lui devo ammettere che sa tutte le battute. Non posso dire di no perché ci siamo visti un pezzo del film e lui dietro che ripeteva tutte le battute a memoria. Ma vero, la parte amore? Più brutta è stata che... Sì, vabbè. La parte più brutta è che mi hanno cambiato le battute barra le canzoni. E la si fa? Sicuramente avranno fatto dei mini cambiamenti, altrimenti era identico. Ma identico? Anche Ale. Anche in Cenerentola, che hanno dato sempre l'altra sera, non so se l'avete visto. Comunque c'erano dei mini cambiamenti, qui e là. Delle canzoni che non c'è. Però bellissimo anche quello, veramente lo guardo sempre volentieri. Peccato che ho acceso tardi, ma sono vista il finale ed è sempre bellissimo. Che finale? Abbiamo visto quasi tutto. Cenerentola, non la Bella e la Bestia. Ah, okay. C'era anche la Bella e la Bestia, ma di questo ve ne ho parlato il giorno di Natale, era quello. Vabbè, dettagli. Vabbè, dettagli. Squinquiglierie. Squinquiglierie. Adesso. Anche Ale, d'accordo. Ma tu va. Vieni qua, Fedino. Stai vicino, che si attraversa. E salve a tutti. Niente, bando alle ciance, come dico sempre. Intanto ci tengo anche a ringraziarvi per tutti gli auguri che avete fatto, che ci avete fatto. Piano piano sto rispondendo a tutti. Ogni tanto metto solo il cuoricino perché siete veramente sempre di più, quindi non riesco a gestirvi tutti. Lo ammetto, però cerco sempre di rispondere il più possibile. Quando non riescerei ogni tanto vi rispondo io, esatto. Non vi preoccupate. Ogni tanto arriva, non è uno stalker lui. Perché io a volte proprio non riesco a stare dietro a tutti i commenti. A volte mi metto la sera prima di andare a letto, ma poi o mi addormento sul telefono. È vero, garantisco. Con la faccia. Lascia stare che ieri ero così col telefono e mi è scivolato, ho dato un colpo qua con la punta del telefono che ha fatto un male boia. Vado a fare col 3310. Esatto. La protesi dei denti nuova. Vabbè, comunque. Adesso andiamo al Carrefour, li portiamo con noi a fare un po' di spesina. Chi c'è? Un monopattino, ragazzi! Vi ricorda qualcosa? Ma non era quello, No. Sei vicino, Fede? Non era quello lì, la marca, però ci siamo proprio divertiti quel giorno, veramente. Sì. Non sapevo che arrivassero fino qua. Un Natale così alternativo. Sì. Che... L'anno prossimo lo rifacciamo. No, è stato ci siamo proprio divertiti tanto, sì. L'anno prossimo il monopattino, no, ci va Alessandra da sola. Povera. Me la vedo. Un anno e mezzo. Con Federico. Vabbè, noi siamo quasi arrivati. Ci vediamo dopo. Allora, per ora abbiamo preso noci, noccioline. Qua ci sono gli avocado per ormai vi ho svelato, cavolo, per Capodanno, vabbè, poi ve lo dirò dopo. Poi arance e poi stiamo guardiamo un po' di cosine, un po' di verdura. Che stai prendendo, amore? Boh, chi lo sa? Pomodori, ma che ne prendo? Ma fai una cassa. Cassa.
5, facciamo 6? Ma sì, crepi l'avarizia. Madonna mia, non è sberla. È gigante. Ma posso metterli insieme qua, non è come rossi e gialli. Sono nei supermercati che devi dividere. Faccio 2 e 2. Ma sì. Ma se lui è tutto maschio. Poi arriviamo alla cassa, ma no. Offerta di formaggi. Questo cos'è? Formaggio molle. Sì? Sì, guardiamo poi nel banco frigo. La caciottina. Ricky ha preso una caciottina, ragazze. Pure piccante. Caciotta piccola alle noci. Non la vuoi? Un bel particolare, buono. Allora, ho preso trofie, queste qua 55 centesimi, ce le facciamo io e Fedino con il pesto quando Ricky non c'è, perché Ricky ce la faccio, il pesto non gli piace. Poi da fare con tutti, gnocchi alla romana, è una vita che non li faccio, al forno sono buonissimi. E poi ho preso anche il salamino, che ne avevamo proprio voglia e l'abbiamo preso. In realtà l'abbiamo trovato anche nei cesti natalizi che ci sono stati regalati, ma non è come il vero salame Milano, quindi abbiamo preso questo salamino qua. E ora si va avanti. Ah sì, prendilo, se c'è senza aglio. Allora, aggiornamento. Primo sale. Un pesto Giovanni Rana in offerta senza aglio. Poi due di questi qua sotto marca, ma tanto mi servirà per fare il sushi. Due simil Philadelphia, 85 centesimi l'uno. Poi ho preso questi qua per fare tipo degli antipastini per Capodanno. Poi un po' di sottilette, un gran misto e parmigiano reggiano. E direi basta. E poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, questo sushi qua di salmone e tonno, e poi prendiamo anche il tonno cotto. Ah, e poi ho preso anche la lasagnuzza per il mio amore, che non vede l'ora di mangiare la lasagna, quindi vedo se farla già di stasera, va, così lo facciamo contento. E poi non mi ricordo qual è. Ah no, sushi riso, sushi su dovrebbe essere. Condimento per sushi. Sì, è il sushi su. Tanto uno basta. E poi serve anche il condimento dolce per cucinare. Poi serve anche la salsa di soia, quella che ho già preso. Dov'è? Ma non era questa. Poi salsa di soia e dove è finito? Sono persa un pezzo. Ah, e poi alla fine ho preso il sushi su per condire il riso. Un po' di pasta, perché non ne abbiamo proprio più a casa. Ho preso le ruote che mi fanno sempre tornare bambina, le penne e farfalle e spaghetti, perché anche questi sono finiti. Prendiamone due pacchetti. Ok ragazze, mi sono persa un po' e non vi ho più registrato niente.
mi sono concentrata a fare la spesa. Adesso c'è da ridere a trovare Ricky. Ecco, il latte l'ho preso. L'ho trovato il latte, tanto per cominciare. E poi? Mamma, crollata. Che crollata. Ma? Allora ragazze, siamo arrivate a casa e in realtà ce la siamo fatte portare le cose perché erano troppo pesanti, quindi c'è questo fantastico servizio che puoi andare, fai la spesa e te le fai portare. Comunque vi faccio vedere molto velocemente. Allora, Melin 2 solito per Alessandra, 2 bottiglie di Coca-Cola per Capodanno. Dove si fa festa? Poi fette biscottate integrali. Poi io metto qua così. Io tiro fuori e Ricky sistema, lui è il re del sistemaggio della spesa, sistemaggio? Vabbè, passata di pomodoro solita, poi latte, questo qua della Ricca Fonte che prendiamo sempre quando andiamo al Carrefour. Vale, respira. Zucchero, sì, siamo un po' in ritardo. Poi la pasta, beh, tante cose le avete già viste mentre le compravo, quindi non mi soffermo, magari mi soffermo un po' di più sulle cose che non avete visto. Arance rosse, queste qua erano in offerta e ho un sacco voglia della spremuta, per quello quando le ho viste mi sono illuminata. Poi questo l'ho preso sempre per Capodanno, si è un po' spiaccicato, che sono i Philadelphia al salmone per fare delle tartine, qualcosa del genere, pre sushi. Spaghetti, questi qua. Pre-sushi. Sushi. Sushi. Poi un primo sale. L'Egolia per la mia tosse, che Ricky mi ha straconsigliato perché quando ce l'aveva lui e ce l'ha ancora ogni tanto prende questo e sta meglio, quindi le ho volute provare. Qua c'è un buono a sconto, a te salvano. Poi ho preso anche questi dolcini qua perché mi piace averli sotto le feste se viene qualcuno, insomma così, sempre se Ricky non se li mangia tutti. Non è come pare. No, ma poi anche io e Fede, devo dire la verità, eh. Allora, pane, ne ho preso 3 pacchetti di questo qua di grano duro. Voilà. E poi qua cosa c'è ancora? Altro latte da mettere poi su. E i pomodori. Sì, anche questi avete visto nel video. Poi qua direttamente da mettere sono in frigo, ci sono i peperoni rossi e gialli per fare una caponata, mi è venuta voglia. Questi anche li mettiamo poi via. Poi, sì lo so, adesso mi sgriderete per le riprese ragazze, però non ho proprio il tempo di mettere un cavalletto, anche perché col cellulare che sto filmando, quindi non avrei altro modo, perdonatemi. Poi ciobar, questi qua, cuor di ciobar, non l'avevamo mai visti, ci siamo anche qua illuminati, quindi li proveremo. Poi l'olio per friggere, che avevo terminato. La salsa di soia sempre per il sushi di Capodanno, che ne avevo ancora un po', però dovevo prendere, altrimenti non basta. Qua c'è l'altro sugo che mettiamo qui. Poi tonno al naturale sempre per il sushi che farò a casa. Qua un po' di Philadelphia sottomarca, diciamo, presa comunque al Carrefour. Ne ho prese 2 confezioni che mi serviranno sempre per il sushi. Scalogno, riso per sushi, che conoscete bene perché vi ho fatto il video. Se non l'avete ancora visto e volete provare a fare il sushi, trovate, o magari ve lo metto qui sopra da qualche parte o nell'info box, il video per prepararlo, così magari potete sbizzarrirvi anche voi. Poi frollini, oh. Esatto, mi sta venendo la voce velocizzata. Poi frollini, questo è lo svuota la spesa più veloce della storia del mio canale. Frollini con panna. Vai amore, vai amore. Cosa sto facendo? Non riesco a capire dove sei. Notavo che questa sedia aveva qualcosa di strano. Ah sì, Federico che ci ha preso una scimmia, mi sa. Comunque, noi andiamo avanti, imperterriti. Frollini con panna, rubata. Sempre per stuzzicare magari, boh, a Capodanno, sempre se ci arrivano a Capodanno. Poi ho preso
arrivano. Le noci. Abbiamo preso il parmigiano reggiano, un salamotto. Ho preso il galbanetto, che era poi quello che costava meno. 2,99 euro mi pare. Ale dice la sua. Poi questo era in offerta, l'ha preso Ricky, che è una caciotta con peperoncino e noci. Poi avocado, come se non ci fosse un domani, ne ho presi 3 e li ho presi da farli maturare, tanto mancano 2-3 giorni a Capodanno, quindi hanno tutto il tempo, li lascerò fuori. Poi fette sottilette, poi salviette bimbo delicate per Alessandra, esatto, pesto. Ho preso questo senza aglio per farlo per me e Fede, perché tanto a Ricky non piace, come vi dicevo già. Ale si sta arrabbiando. Hai preso questi i peperoni, che hanno un odore spettacolare, cioè troppo aromatico. Cosa c'hanno i peperoni? Hanno un profumo che è, mamma mia. Ma infatti è uscita una vampata proprio. Che buoni, io li amo. Poi quelli sono belli grossi, sarebbe bello farci il risotto dentro, farli ripieni, però non te li godi. Non te li godi però. Questi è buonissimo. Queste le Tic Tac per Federico, che mi ha detto che dopo ginnastica lui si mangia sempre una Tic Tac per rinfrescarsi. Come potevo dirgli di no? Poi gnocchi alla romana di Giovanni Rana. Poi cosa c'è qui ancora? Ah, il sushi su, che è il condimento per il riso del sushi. E basta. Qui c'è un'altra busta vuota. Ma tanto sono... No, è sano. Poi qua c'è spazzolino, il primissimo spazzolino per Alessandra. Guardate che carino, della Chicco. L'ho trovato, cioè non ce l'aveva neanche Universo Bimbo. Scusate il dito distrutto, ma adesso mi rifarò le unghie che mi hanno regalato il gel. E niente, questo è per 6-36 mesi e quindi lo utilizziamo da subito. Poi noccioline come se non ci fosse un domani, anche qua bello grande questo pacco. La pasta con le ruote, mi ricorda un sacco quando stavo da mia nonna da piccola, lei le prendeva sempre, mi ricorda proprio nonna sta pasta. Poi burro. Questo qua era quello che costava meno, metà vegetale, metà burro, per fare qualche dolcino, ho intenzione di fare i biscotti con la Nutella! Guardate che bella! Questo qua poi lo vogliamo tenere perché ci piace, è il primo Natale di Alessandra, quindi per ricordarci dietro poi ci faccio un'etichetta, una stampa, qualcosa, con scritto il primo Natale di Alessandra e la teniamo. Potremmo farla diventare una candela, non lo so, adesso ci medito su. Poi qua ci sono gli spaghetti che avete già visto nel video. Qua c'è un altro pacco di pasta, che cavolo, si è rotto amore. Come si è rotto? Eh sì, ci mettiamo un pezzo di scotch. E poi cosa c'è ancora qua? Il dentifricio, questo lo vado a portare dopo in bagno. Sì, ce n'è ancora un pochino, no, ma lo sapevo, però non basta per tutti a Capodanno. Poi qua ho preso invece, abbiamo preso un po' di affettati, salame a 1 euro, salame a 1 euro di nuovo, adesso Ale ci uccide. Poi ho preso abbiamo voluto prendere la bresaola e il tacchino, sempre 2 perché costavano 1 euro l'uno, e abbiamo un po' di affettati. Poi abbiamo preso il ragù per la lasagna che farò stasera. Ricky già la bava la bocca, mio amore. Già. Mio amore sbava. Sto cercando di respirare. Respira profondo, non ci pensare, amore mio. Poi bracciole di suino. Devo vedere per qualche ricetta. Se avete qualche ricetta per le bracciole di suino, scrivetemi qui sotto nei commenti, perché non le faccio mai, devo dire la verità, sarà anni che non le prendo, quindi brava, boh. Brava. Grazie, grazie. Poi qua abbiamo le sfogliavelo per fare le lasagne. Poi qua abbiamo i cereali Kellogg's, che sono i nostri preferiti per la colazione. Scusate il mal di mare, le trofie
ma non ho proprio altro metodo. E poi c'è ancora una busta di grattugiato mix, mi pare, e basta, dovremmo aver finito, vero? Non dovrebbe esserci più nulla. Poi vabbè, pandori, queste cose qua non ne abbiamo presi perché ne abbiamo uno che era nel cesto che ci è stato regalato, e quindi utilizzeremo questo per Capodanno, e anche la bottiglia ce l'abbiamo. E Nala si fa il bidet. Va bene. Vado ad aiutare Riccardo a mettere a posto sta roba. Metti a fuoco. Ok. E spero che questo video un po' pasticcione vi sia piaciuto, ma d'altronde i pasticci sono la mia specialità. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!